Contano che sua madre, al momento della partenza, piangendo lo stringerà al petto e gli dirà: «Ora tu non appartieni più a me, ma a San Francesco». Ma un passo così importante per la vita di Francesco Forgione sembra ben poca cosa per quanto sta succedendo in questo inizio secolo. A Parigi si celebra una grandiosa esposizione universale ed è un fiorire di invenzioni, prodigi e ultimi ritrovati. La tecnica, la scienza, il progresso sembrano poter dare risposte a tutti i dilemmi, agli interrogativi, alle ansie profonde dell'uomo. È in questi anni che Sigmund Freud pubblica le sue opere fondamentali sull'inconscio. E nel 1905 Albert Einstein enuncia la teoria della relatività, che pone le premesse non solo della nuova fisica, ma di una nuova interpretazione del mondo intero. Una fiducia nel progresso e nel futuro senza precedenti. A volte, e non senza uno sguardo miope, si considera la religione come una credenza, una superstizione, una sovrastruttura di cui liberarsi. Non manca certo l'irriverenza, come mostrano le immagini di questo filmetto licenzioso, che riprende un vecchio fraticello che dopo una sbornia si abbandona a smodati atteggiamenti e lascivi pensieri. Ecco cosa può pensare un uomo di questi anni di una vocazione religiosa. Nella chiesa si sente il fascino e la paura, l'occasione e il pericolo. Alla morte di Papa Pecci, nel 1903, sale al soglio di Pietro Pio X. Instaurare omnia in Cristo è il suo motto. Pervadere cioè del messaggio cristiano tutte le cose. Si parla con insistenza di sacerdote e sacrificio, di prete e ostia, di offerta e vittima. È ciò che i teologi mistici definiscono come spiritualità vittimale, cioè il desiderio di conformarsi a Cristo, alla sua incarnazione, passione, sofferenza e crocifissione. E gli esempi di certo non mancano, come Elisabetta della Trinità, che fa della croce l'apice della sua esperienza mistica e che vivrà la sua lunga malattia come occasione per abbandonarsi all'amore di Dio. O ancora come Gemma Galgani, che Padre Pio ammirerà nei suoi scritti e che vive offrendosi come vittima attraverso il dono delle stimmate. Questo è il mondo che attende Francesco quando entra in convento per prendere i voti. Morcone, Sant'Elia a Pianisi, Campobasso, San Marco la Catola, Serra Capriola sono i luoghi che lo accolgono. Studio e preghiera. È così che si forma Padre Pio. O penitenza o inferno è una delle massime dell'ordine cappuccino. E in aiuto c'è la disciplina. Battersi e flagellarsi la schiena con il cilicio perché le passioni terrene, la pigrizia, l'orgoglio, il desiderio carnale sono tentazioni che devono essere combattute. Sentivo due forze dentro di me che si cozzavano fra loro e mi laceravano il cuore. Il mondo che mi voleva per sé e Dio che mi chiamava a nuova vita. Spesso si intrattiene a pregare in ore inconsuete nel coro della chiesa, dove medita sul suo tema prediletto, la passione di Cristo. E il raccoglimento è tale che lacrime copiose bagnano il pavimento. Così, Fra Pio prende l'abitudine di stendere un fazzoletto per terra per non disperdere quelle lacrime, tra un misto di vergogna e commozione. È così buono, dolce, ubbidiente quel confratello, anche se malaticcio,
pensa Padre Benedetto, suo direttore spirituale. Fra Pio, infatti, soffre di broncoalveolite. Ma finalmente, a Benevento, il 10 agosto del 1910, è ordinato sacerdote. Alla sua prima messa nella chiesa di Pietrelcina, Padre Agostino, altra sua guida spirituale, non fa mancare la sua predicazione. La missione del sacerdote si esprime in tre luoghi privilegiati: il pulpito, l'altare e il confessionale. Poi, rivolto a quello che è finalmente diventato Padre Pio, aggiunge: «Tu non hai molta salute e quindi non puoi essere un predicatore. Ti auguro perciò di essere un grande confessore». Proprio in quegli anni, il governo dell'Italia cerca di rendere meno lontano e arretrato quel meridione. Si mette mano alla costruzione dell'acquedotto pugliese, il più grande mai realizzato in Europa, che finalmente approvvigionerà di acqua queste terre aride e assetate. Padre Pio continua a risiedere a Pietrelcina. La malattia polmonare non smette di aggravarsi e complicarsi. I numerosi medici che lo visitano sono sconsolati. Per lui ci sarà una morte precoce, dicono. La sua vocazione religiosa appare contrastata dal momento che, proprio a causa della malattia, non può risiedere in convento. È in questi anni che, raccontano, hanno inizio i suoi primi grandi tormenti, quella che chiamano la battaglia quotidiana con il maligno. Barba Blu non vuole darsi per vinto. Assume tutte le forme. Da diversi giorni viene a farmi visita con altre comparse armate di bastoni e di arnesi di ferro. Chissà quante volte mi ha gettato giù dal letto per trascinarmi in giro per la camera. Ma perché Satana avrebbe dovuto opporsi alla missione di Padre Pio? E perché Dio avrebbe permesso che tali attacchi provocassero tanto malessere in quest'umile cappuccino? Forse la risposta a queste domande è in quella volontà di Padre Pio di offrirsi come vittima perfetta. Amare Cristo fino ad annullarsi, fino al punto che, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È qui a Pietrelcina, in questa angusta celletta in cima a una scala in pietra, che Padre Pio vive l'angoscia e il tormento di conformarsi a Cristo attraverso quel passaggio buio e tenebroso che San Giovanni della Croce chiama la notte oscura dell'anima. Il secolo sembrava portatore di progresso, fiducia e futuro, ma ora si annuncia portatore di guerra e morte. Il 14 maggio 1914, Padre Pio, rispondendo al provinciale, esorta alla preghiera perché le cose si vanno piuttosto imbrogliando e se il Signore non vi pone rimedio, l'affare andrà malissimo. L'attentato a Sarajevo del 28 giugno 1914, ad opera di uno studente serbo, costato la vita all'arciduca ed erede al trono asburgico, Francesco Ferdinando, e a sua moglie Sofia, è la miccia che accende una delle più spaventose carneficine nella storia dell'umanità. È la Grande Guerra. L'Austria, appoggiata dall'impero tedesco, dichiara guerra alla Serbia, scatenando l'inferno in Europa. La Francia, in risposta, dichiara guerra all'Austria e alla Germania. E subito Russia e Inghilterra scendono in campo. A chi gli chiede di benedire gli eserciti, il pontefice, Pio X, risponde: «Io benedico solo la pace». Ma il dolore della guerra lo farà morire di crepacuore. L'Italia, sorda alla voce di amore e nulla imparando dalle sventure altrui,